Dunque, definizione di scala. Che cos'è una scala musicale? La scala è un insieme ordinato di suoni posti in maniera ascendente o discendente. Quando parliamo di insieme ordinato di suoni, cosa vogliamo intendere per ordinato? Che esiste una logica di successione dei suoni. Cioè, mi spiego, posso dire che questa successione di suoni ascendente o discendente è da definirsi scala? Posso considerare questi suoni messi in questo modo scala? No. Qual è il motivo? Non sono ordinati. Quindi il senso di dire ordinato cosa vuol dire? Cosa può significare? Ordinare i suoni. Una successione per ordine di gradi. Una successione di suoni che ha un senso, cioè che è sempre uguale a se stesso. Ok? È chiaro che poi vedremo che esistono diversi tipi di scale, basate su gradi, basate su toni, basate su solo semitoni, basate su bitoni, basate su altri sistemi. La cosa importante è capire, quando diciamo scala, che si tratta di un insieme di suoni ascendenti e discendenti che hanno una regola. Ok? Che hanno una regola. Altra cosa importante è, bene, io parlo di una scala, dico che si tratta di suoni ordinati, ascendenti o discendenti, ma c'è un'altra cosa importante da sottolineare. Cosa? Faccio un esempio. Questa è una scala ascendente. Questa è una scala, eppure è formata da suoni ordinati in maniera ascendente o discendente, eppure se io la trovo scritta non penserò mai ad una scala, o no? Perché? Eppure sono le stesse caratteristiche che ho detto prima, cioè sono ordinate in maniera verticale. Certo. Sono ordinati i suoni, possono essere eseguiti in maniera ascendente o in maniera discendente. Cos'è che caratterizza anche la scala? Oltre ad avere l'ascendenza o la discendenza, oltre ad avere i suoni ordinati, qual è la caratteristica? E di avere, e di avere una direzione orizzontale piuttosto che verticale, vale a dire l'eseguibilità dei suoni è proiettata nel tempo, non è istantanea, non ha una visione verticale la scala, non può avere una visione verticale la scala, deve avere sempre una visione orizzontale. E può essere ascendente o discendente, tutte queste cose. Quindi ricordate, quando andiamo a definire una scala dovremmo dire che si tratta di una successione di suoni ordinati, ascendenti o discendenti, posti in orizzontale.
cioè con una eseguibilità graduale. Va bene? È chiaro? Possiamo andare avanti. Nel panorama musicale esistono centinaia di scale, cioè centinaia di sistemi, un po' come il nostro universo, no? Non c'è mica soltanto il sistema solare, sono tanti sistemi. Noi conosciamo e viviamo nel sistema solare che è regolato in un certo modo. In musica conosciamo bene, studiamo nel nostro mondo conservatoriale, soprattutto il sistema tonale, ed è un sistema che è basato in un certo modo. Ma esistono anche altri sistemi, come il sistema modale, il sistema dodecafonico, il sistema atonale. La musica jazz utilizza tutta una serie di moduli pure diversi, la musica indiana ha 112 modi diversi, la musica giapponese ha tutta una sua simbologia, quindi ci sono tanti modi per fare scale, va bene? Dicevo, il nostro modo, il nostro sistema tonale, sapete perché si chiama tonale il nostro sistema occidentale? Perché ha la regola dei toni e dei semitoni? No, o non solo. Perché si chiama tonale il nostro sistema? Ah, perché? Perché si studia la tonalità del suono? No, non solo quello. È chiaro che abbiamo detto sistema è un insieme di regole, no? Il sistema è un insieme di regole. E fin qua l'argomento può essere anche dato ad altre materie. Esistono i sistemi matematici, esistono i sistemi anche di letteratura, esistono una serie di sistemi, di statistica, no? Ma la parola che a noi interessa di più non è sistema, ma è tonale. Cioè ci sono degli alti e dei bassi? No. No. La parola tonale deriva da tono. Deriva da tono. Che cos'è il tono? È la distanza massima, sì, più grande tra due semitoni. Allora, può essere questo, quindi il tono è la distanza tra due suoni insieme al semitono, va bene? Insieme al quarto di tono, insieme all'ottavo di tono, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che il tono è l'unità di misura della musica, è uno delle unità. Quindi il tono possiamo definirlo come unità di misura musicale, come il litro, come il metro, come il chilo. Quindi come unità di misura prendiamo il tono. Prendiamo il tono, la metà del tono è il semitono, la metà della metà è il quarto di tono e poi l'ottavo di tono e così via. Il doppio del tono, anche se poco usato, è il bitono. Ma diciamo che il tono è la nostra unità di misura. Va bene? Dunque, tonale potrebbe derivare da tono inteso in questo senso. Oppure che significa tonale? Da dove potrebbe derivare questa parola? Tonalità. Da? Tonalità. Da tonalità. Cancello, eh? Quindi tonale da tonalità. Un attimo, quando arrivi a un quarto d'ora stoppa, se no poi diventa troppo pesante e poi facciamo un'altra. Tonalità. Quindi tonale potrebbe venire dalla parola tonalità. Eh? Ma che cosa vuol dire tonalità? Non sarebbe di tono.
Do. In che tonalità è il brano che stai eseguendo? È in Sol maggiore. Oppure, in che tonalità è questo accordo? È in Do maggiore o in Do minore? C'è che alterazione ci vuole. Che cos'è tonalità? In Sol maggiore è... La tonalità forse è la timbrica? No, no, no. Anche se volevi dire un'altra cosa. La timbrica riguarda altro. Sì, sì. Quando noi parliamo di tonalità, intendiamo un sistema di alterazioni con cui viene scritto un brano, con cui viene anche eseguito un brano. Dico per dire, quella sonata è stata scritta in Do maggiore. Vuol dire che tutto quel blocco di battute, di periodi, di musica, viene costruita su un sistema di regole che sono in Do maggiore. Vi faccio un esempio stupido, anche se non abbiamo affrontato le scale con le varie alterazioni. Io dico che se la tonalità è in Do maggiore di un brano, non posso trovarci dentro la Do diesis, la nota Do diesis. Non la trovo perché non rientra in questo sistema. Potrebbe rientrarci se la considero come modulazione, ma lasciamo stare. In linee generali sappiamo che se il sistema tonale, quindi è basato su una tonalità che ha tutta una serie di satelliti e di pianeti, è costruita in questo modo, vuol dire che tutto ruota intorno a questa cosa. E la tonalità non è altro che il ruotare, come i pianeti girano intorno al Sole, sul nostro tono, che in questo caso è il primo grado della scala, chiamato appunto tonica. Quindi il sistema tonale può derivare, uno, dal tono come unità di misura della musica, da tonalità che è il sistema delle alterazioni che regola un brano, oppure dalla parola tonica, che è il primo grado della scala ed è il grado che dà il nome alla scala. Quando è importante, se io dico Do maggiore, il Do, perché si chiama Do? Perché il primo grado è la nota Do. Sol maggiore, la prima nota è Sol e sarà Sol. La maggiore, la prima nota è il La. Quindi il primo grado della scala è fondamentale perché dà il nome alla scala. Ok? Quindi la parola tonalità potrebbe derivare da tonale e ancora la parola tonica, che come dicevo prima è il primo grado della scala. Quindi vedete un po' il nostro sistema tonale a quante accezioni può prendere. Tonalità, tonica, tonica.